Grandi protagonisti gli italiani a Eastbourne nella giornata di ieri con tre vittorie, uno al femminile e due al maschile. E, come promesso, insomma, analizziamo queste tre partite con i tre che ovviamente torneranno oggi in campo per i quarti di finale. Sono state tre vittorie diverse, ma tre vittorie tutte e tre dal coefficiente di difficoltà non banale e che ci hanno messo in luce delle conferme, ci hanno messo in luce delle certezze alla fine, delle garanzie, garanzia come Andrea Seppi, perché Andrea Seppi anche a 37 anni è una garanzia. Tanti lo avevano già dato per finito, però lui è tornato dopo la classica infiltrazione all'anca, è tornato un'altra volta a Roland Garros senza tornei giocati. E come è tornato a Roland Garros? È tornato battendo Jiří Jiassim. Il turno dopo ha giocato una partita punto a punto contro Sun Wukong, e poi adesso qui sta giocando un signor torneo, un torneo che l'ha visto vincere una partita assolutamente ostica contro Yoshito Nishioka al primo turno e poi riuscire davvero a battere in maniera brillante 6-2-6-3 Emil Rusuvuori. Certo, Rusuvuori non è un giocatore che fuori dal cemento per ora può dire la sua, sulla terra è ancora piuttosto manchevole, anche sull'erba il finlandese di progressi ne dovrà fare, però questa testimonianza anche che Seppi, io sono andato a controllare proprio una partita, io mi ricordavo avevo questo ricordo di una partita regalata un po' da Andrea Seppi, ossia il primo turno del Roland Garros 2018 dove racimolò 4 game contro Gasquet, ma in generale Seppi la partita non te la consegna mai, devi sempre giocare meglio di lui per prendertela la partita, perché se Seppi sta bene, Seppi sta bene la partita non te la prendi in ciabatte, devi sempre andare a fare quel qualcosa in più di lui per prenderti la partita. E se non fai qualcosa in più di lui, la partita la perdi. Indubbiamente la partita la perdi, come appunto ha dimostrato Seppi in varie occasioni, anche nel passato recentissimo. E poi sull'erba, appunto, prima anche che arrivasse Berrettini, era senza dubbio il più erbaiolo di tutti. Poi qui a Eastbourne ha una certa tradizione, Andrea Seppi, ha vinto nel 2011, è andato in finale nel 2012 dove è stato sconfitto soltanto da Andy Roddick e di conseguenza, insomma, ha una certa tradizione Seppi in questo torneo. E a 10 anni di distanza dalla sua vittoria, beh, insomma, mi sembra che non stia affatto giocando male e che il suo lo stia sempre facendo. E ieri ovviamente ha sbagliato poco, non ha concesso palle break a parte nell'ultimo game, anche a servizio è veramente molto molto solido. L'aveva dimostrato a Parigi, a Roland Garros, lo sta dimostrando anche sull'erba, ma a servizio molto molto regolare, sì. Quindi veramente, veramente un bene, veramente un bene che la situazione per Seppi si stia mettendo così, perché può chiudere la carriera in maniera brillante anche Seppi, perché anche l'anno scorso, prima del lockdown, era arrivato in finale a New York, nel 2,50, battuto soltanto poi da Kyle Edmond. Insomma, i suoi risultati li fa sempre, si mantiene sempre lì fra i primi 100, ha sempre l'accesso diretto agli slam. Insomma, Seppi è sempre lì, Seppi non molla di un centimetro
E finché avrà voglia, avrà possibilità, farà i suoi mesi nel circuito, sempre con questa infiltrazione all'anca, non potrà giocare sempre, a un certo punto si dovrà interrompere, però la sua carriera e le sue partite, Seppi le farà con grande costanza. E ha vinto Lorenzo Sonego. Una partita che non era banale, assolutamente, l'ha vinta anche lui in maniera estremamente brillante, 6-4-6-2, contro un avversario che comunque banale non era, Milman, che certo sull'erba paga un pochino di più magari delle aperture più ampie, però il fatto anche qui che sia arrivata una vittoria così rapida, così convincente dopo le ultime uscite che non avevano dato ottime indicazioni su Sonego, che aveva avuto un po' un passaggio a vuoto post Roma, la sconfitta con Korda a Parma, la sconfitta con Lloyd Harris al primo turno del Roland Garros, la sconfitta brutta, la più brutta contro Viktor Troicki al primo turno del Queens, e poi arriva una vittoria del genere a Eastbourne, segno che il ragazzo comunque è sempre lì. Ieri mi ha impressionato nel primo set per il rendimento al servizio, veramente straordinario, 5 punti concessi al servizio nel primo parziale in 5 turni di servizio, veramente un rendimento straordinario. Nel secondo set ovviamente è leggermente calato, però con questo servizio Sonego ha tutte le carte in regola per far bene sull'erba. Ha già vinto un titolo sull'erba, seppur erba un po' spelacchiata come quella di Antalya 2 anni fa, dove peraltro riuscì a battere giocatori come Carreño Busta, giocatori come Miomir Kecmanovic in finale, Adrien Mannarino. Vinse un torneo dove veramente riuscì a battere giocatori di un certo rango e davvero Sonego può fare bene in generale sull'erba, come ha dimostrato insomma anche nella partita di ieri. Oggi sarà un esame probabilmente più duro, non semplice, dipenderà come scenderà in campo Sasha Bublik. Per Seppi penso sia più semplice contro Max Purcell, perché nonostante comunque l'australiano abbia battuto il connazionale Duckworth al primo turno e Monfils ieri al secondo turno, però insomma il Monfils di ieri, se l'avete visto, veramente Monfils che non si muove, Monfils a dir poco imbarazzante dal punto di vista fisico, veramente non capisco anche a Monfils che cosa gli stia prendendo, fermo con le gambe, non riesce a muoversi, sembra congelato lì in mezzo al campo. Veramente terribile la condizione attuale del francese, che infatti nella race è fuori dai primi 200 del mondo, a dimostrazione insomma che Monfils non sta passando un bel periodo assolutamente. Si mantiene in quella posizione di del ranking, per questo ranking congelato, però alla fine i valori più o meno alla fine torneranno ad essere in atto, e di conseguenza ecco dovrà riuscire a reagire in qualche modo Monfils a questa crisi completa che lo ha colpito. Appunto, Bublik non sarà un avversario semplice, perché Bublik alla fine si adatta bene a tutte le superfici, è un giocatore imprevedibile, un giocatore strano che con i suoi schemi imprevedibili può mettere in difficoltà anche i più forti. Dovrà essere bravo al servizio, Sonego, a essere continuo per tutta la partita, e poi dovrà essere altrettanto bravo a essere costante, cioè essere sempre pronto ad approfittare a quelle porticine, quei piccoli passaggi a vuoto che Bublik sempre concede, sempre. Perché io non ho mai visto una partita di Bublik senza una chance concessa.
Mi ricorderete per esempio anche i quarti di finale di Miami contro Sinner, primo set che sembrava in controllo totale e poi si scioglie proprio al momento di chiudere il set Bublik. Nel secondo set, insomma, anche lì avanti di un break e poi si fa rimontare. Insomma, in generale, un avversario che ha un grande servizio, un avversario che ha grandi armi, che ha un grande bagaglio tecnico anche. Che però appunto le chance le concede sempre. Quindi bisogna essere bravi a sfruttare, a essere sempre costanti nella partita e a sfruttare quei momenti della partita che ti possono essere favorevoli, che ti possono far girare la partita dalla tua parte. Come dovrà essere brava Camilla Giorgi in una sfida veramente tra bombardiere, tra Sabalenka e Giorgi, non oso sapere veramente le velocità dei colpi che usciranno fuori. Diciamo che è una sfida fra due giocatrici che hanno, definiamole un po' monocordi, che hanno poche armi a disposizione se non quella di sparare la pallina a tutta velocità. Giorgi, peraltro, che ha giocato due grandi partite finora, ha vinto con Carolina Pliskova e francamente non me l'aspettavo al primo turno. E mi aspettavo ancora meno la conferma, devo dire, al secondo turno contro Shelby Rogers, perché sì, l'avversaria era alla portata, però tante volte fai un exploit e poi ti sciogli al turno dopo. Invece è stata brava perché ha vinto ancora una volta il terzo set, ha vinto due partite ottime perché le ha vinte tutte e due in tre set, è uscita alla distanza e nel terzo set è arrivata sempre meglio dell'avversaria. E questo fa ben sperare. Certo, adesso è la quinta partita di fila, perché ne ha vinte anche due in qualificazione che non erano banali, però sull'erba sappiamo che Giorgi ci sa giocare, che ha vinto un titolo nel 2015 a Stellenbosch, che ha fatto quarti di finale a Wimbledon. Certo, Sabalenka di fronte a un'avversaria probante, un'avversaria complicata, non sarebbe la numero 4 del mondo altrimenti, però io penso che ci possa essere partita. Non vedo che usa Camilla Giorgi contro la Bielorussa. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, ci sono stati tanti eventi sportivi, abbiamo parlato ieri di Vincenzo Italiano che è molto vicino alla Fiorentina, stanotte c'è stata la gara 1 della finale di conference fra Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks e veramente gli Atlanta continuano a sorprendere perché dopo aver buttato fuori i Philadelphia in maniera assai sorprendente battono anche i Milwaukee Bucks in trasferta in gara 1. Cioè, attenzione perché gli Atlanta potrebbero diventare da Cenerentola un po' dei playoff la sorpresa totale, perché è una squadra anche questa che quando ci sono ti fa giocare male uno perché ti fa hai fatto giocare male tutti gli Atlanta Hawks e poi quando l'altra squadra non riesce ad esprimere il suo potenziale come ha fatto ieri per altri Milwaukee Bucks in grande difficoltà soprattutto in fase offensiva quando non riescono ad esprimersi al meglio. Gli Atlanta Hawks sono una squadra rognosissima, sempre pronta a colpirti e ad approfittare dei tuoi passaggi a vuoto. Poi Young ha giocato una partita mostre, 48 punti, insomma, veramente una partita incredibile. E poi agli europei si è definito il quadro degli ottavi di finale, con sfide estremamente affascinanti, tre su tutte, Spagna-Croazia, Belgio, Portogallo e soprattutto Inghilterra, Germania che promettono veramente tanto tanto spettacolo. Peraltro la Germania che ieri sera è passata per il rotto della cuffia contro un'Ungheria gagliarda, un'Ungheria che stava per fare il miracolo, che comunque esce con 2 punti da questo girone di ferro, la squadra di Marco Rossi che davvero ha fatto un grandissimo lavoro. Da Cenerentola, da vittima sacrificale di questo girone, rischiava invece di scompaginare tutte le carte in tavola e di buttare fuori la nazionale di Löw, che è uno Joachim Löw che è andato a 10 minuti da lasciare la Germania con un mondiale terminato ai gironi e un europeo terminato ai gironi dopo un campionato del mondo vinto e una Confederations Cup vinta. Insomma, sarebbe stata veramente
una beffa con pochi precedenti, insomma, quella per Löw sulla panchina della Germania. E invece alla fine la Germania passa e la Germania comunque rimane una squadra temibile anche per il proseguo del torneo, ma ormai sono tutte temibili, perché l'Italia in caso passasse l'Austria, che già non sarà banale, per me sarà la partita più dura, siamo agli ottavi di finale, quindi il livello sale, ma sarà la partita più dura per l'Italia dopo i gironi, perché abbiamo visto comunque come l'Austria sia una squadra organizzata, una squadra assolutamente ostica e veramente molto, molto gagliarda, molto tosta, soprattutto in difesa, e che poi ha anche una certa qualità anche nel reparto offensivo. Quindi, ecco, sicuramente anche da questo punto di vista dovrà stare attenta l'Italia. E poi ai quarti di finale, appunto, ci sarebbe una tra Belgio e Portogallo, quindi il livello sale, e poi probabilmente ci sarà la Francia in semifinale, quindi insomma, Austria, però poi arrivano veramente le grandi partite, perché se vuoi arrivare fino in fondo, giustamente te la devi vedere con le migliori. Quindi insomma, anche sfide che potrebbero essere affascinanti per l'Italia, a patto che intanto si passi l'Austria, e poi magari cominciamo a divertirci ancora di più. Scusate per questo preambolo, anzi, questa chiusura, diciamo, un po' allungata, però avevo voglia un po' di parlare di calcio e di basket. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, in particolar modo sul tennis, ma anche appunto sugli europei e sull'NBA di questa notte. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, un abbraccio e mi piace al video, e a questo punto. Arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.